Buona giornata, cari amici. Oggi vi offriamo un video della venerabile Rachelina Ambrosini. Buona visione. Quella che vogliamo presentarvi oggi è una figura della quale abbiamo già avuto modo, di parlare, ma sulla quale torniamo davvero con grande gioia perché c'è una novità che riguarda Rachelina Ambrosini, una ragazza speciale scomparsa in tenera età che comunque ha lasciato un'eredità spirituale speciale. Abbiamo ospite nei nostri studi padre Raffaele Di Muro, postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione di Rachelina Ambrosini. Buongiorno, ben trovato, padre. Ben ritrovata a te, ben ritrovata a tutti. Allora, c'è una bella notizia che possiamo Sì. dare ai nostri telespettatori che riguarda Rachelina Ambrosini. Qual è? Sì, la notizia è importante che il 10 maggio il Papa ha autorizzato la Congregazione per le cause dei santi a dichiarare venerabile appunto la serva di Dio Rachele Ambrosini. E quindi questa è una notizia molto importante perché vuol dire che la causa di beatificazione e canonizzazione ha superato uno step molto importante, cioè i teologi prima e i cardinali dopo della Congregazione delle cause dei santi si sono pronunciati favorevolmente per quel che riguarda l'eroicità delle virtù. E quindi il Papa ha conseguentemente autorizzato a che la serva di Dio diventi ufficialmente venerabile. Quindi questo è un passo molto importante perché vuol dire che la causa di beatificazione sta andando avanti, non solo, Bene. ma c'è stato questo riconoscimento importante che riguarda l'eroicità delle virtù, che è un passaggio delicatissimo di una causa. Ecco, padre Raffaele, nel corso degli anni dalla sua morte, avvenuta il 10 marzo del 1941, tante sono state le testimonianze di coloro i quali si sono affidati all'intercessione di Rachelina Ambrosini, magari ecco, persone che l'hanno invocata per superare delle malattie o dei momenti di crisi di fede, insomma, tante testimonianze che sono state tutte quante raccolte. Sì, ci sono moltissime testimonianze, tuttora abbiamo tante tante testimonianze, persone che chiamano, scrivono dicendo della vicinanza di Rachelina, sentendola vicino. E in realtà ci sono anche dei presunti miracoli che sono allo studio, uno in particolare è avvenuto, pensa un po', nelle Filippine e quindi si sta cercando di capire se questo può essere considerato un miracolo che può andare bene per la causa oppure no, ma ad ogni modo il fatto che nelle Filippine abbiano invocato Rachelina Ambrosini è un fatto già straordinario, ma non solo nelle Filippine. E vorrei dirti solo un piccolo particolare che è legato anche, se vogliamo, alla figura di Padre Pio, Sì. perché c'è un aneddoto simile a quelli raccontati, insomma, da chi ha conosciuto Padre Pio. Per esempio, Rachele Ambrosini, morta nel 41, quindi siamo in pieno tempo di guerra, era spesso invocata al fronte tra le testimonianze raccolte subito dopo la sua morte c'è quella di un militare al quale lei sarebbe apparsa e quindi salvandolo da una situazione di morte. Quindi c'è proprio tra le prime testimonianze questa di questo militare che l'ha vista addirittura al fronte. Ma ce ne sono tante altre di testimonianze, soprattutto tante testimonianze di guarigione interiore, cioè persone che si sono imbattute nella figura di Rachelina e in qualche modo hanno di lì cominciato un cammino di conversione. Rachelina Ambrosini, originaria di Venticano, Sì, quindi parliamo della sì. Campania, in provincia di Provincia Benevento. di diocesi di Benevento, ma provincia di Avellino. Sì, non lontano da Pietrelcina per la verità, è la stessa diocesi. In verità il comune oggi si chiama di Venticano, ma un tempo non esisteva nemmeno, si chiamava Passo di Dentecane, insomma adesso che era però comune di Pietra dei Fusi, non esisteva neanche. Adesso Sì. è nel territorio di Venticano, quindi c'è la casa dove lei è vissuta, della sua famiglia, sepolta in chiesa, nella chiesa principale di Venticano, provincia di Avellino, ma diocesi di Di Benevento. Benevento. Ecco, a proposito della Campania, appunto di questa diocesi, è impossibile non collegarsi a Pietrelcina a Padre Pio, perché sappiamo che c'è anche una storia, ecco, che lega i due, o meglio, la mamma di Rachelina. Esatto, sì. Innanzitutto siamo nella stessa diocesi, quindi nella diocesi di Benevento e quindi tra l'altro a pochi passi da Venticano c'è anche il convento dei Cappuccini, un convento dove Padre Pio ha dimorato e attualmente ci sono i frati e il convento di Montefusco Sì. praticamente, Padre Pio è stato lì. Ma un episodio che lega Padre Pio a Rachelina succede subito dopo la sua morte.
Immagino che una mamma quando perde un figlio a 16 anni è assolutamente disperata e quello si può capire. Rachelina muore a 16 anni di una malattia che non le dà scampo e a 16 anni la mamma disperata va da Padre Pio per un conforto. Padre Pio, che non la conosceva prima, come spesso è accaduto durante la sua vita, la vede dal fondo della chiesa, la chiama e le dice: tu sei una donna fortunata, ovviamente riferendosi a Rachelina, alla figlia, e poi i due vanno in sagrestia, parlano a lungo, che cosa si siano detti non lo sappiamo, però tutti hanno visto questo gesto, cioè Padre Pio che chiama questa donna e dice: tu sei una figlia fortunata, ed è un dato molto significativo perché Padre Pio in qualche modo dà un segnale forte della santità di questa ragazza. Ecco, appunto, sappiamo che Padre Pio questi gesti non li faceva a caso, ecco, oppure certo, non era, in maniera improvvisata, sicuramente. È bello poi appunto quello che lui le ha detto, sei una mamma fortunata, sì. Quindi è una cosa bellissima. Sì. Allora, la vita di Rachelina Ambrosini, una vita molto breve ma intensa, preghiera, santa messa, sacramento della confessione, questo è un po' i tre poli sui quali si è, sì, è vissuta. Sì, una ragazza che già da piccolissima ha avuto una vita di fede straordinaria e appunto questi pilastri, una vita sacramentale molto forte, abbiamo le testimonianze del parroco che le ha fatto la prima comunione, la prima confessione e racconta di come questa bimba vivesse questi sacramenti in una maniera raccolta, direi con un grande spirito di fede, ma soprattutto una suora, questo è scritto in una biografia, una delle prime biografie, rimane direi quasi affascinata dall'esempio di Rachelina e dice: vorrei avere io quel trasporto nel ricevere l'Eucaristia. Sì, i sacramenti sono stati il suo punto di riferimento, anche quando questa ragazzina si è poi dovuta recare in un collegio a Bari a studiare all'età di 10 anni praticamente, poi dove è morta a Roma, anche lì cercava di tenere alto il livello di vita spirituale appunto attraverso una vita sacramentale forte. Mi pare che questo soprattutto per i giovani di oggi può essere molto importante. Io tengo tanto a questa figura perché penso che possa dire tanto ai giovani. Lei è stata una ragazza direi normale, tranquilla come tante altre, e non è entrata in convento, è stata in famiglia, è vissuta in un collegio con altre compagne e lì ha saputo con la preghiera e anche con la carità, aiutando le sue compagne, e in qualche modo a santificarsi, dico santificarsi non nel senso della causa di beatificazione, certo, ma nel senso della testimonianza che lei ha dato. Rachelina Ambrosini è stata maestra di vita anche nel valorizzare il ruolo della famiglia, maestra di vita, sì, per tanti ragazzi. Sì, lei teneva tanto alla sua famiglia e tanti sono i gesti di amore verso i suoi genitori, no? Lei era di una famiglia abbastanza, diciamo così, benestante del paese, il papà era una persona, un medico, dunque è un personaggio molto in vista, una famiglia molto, direi, conosciuta, sì, ammirata del paese, e diciamo stava, era una famiglia possidente, e tuttavia Rachelina ha saputo mantenersi umile e ha saputo mantenere unita la famiglia, ancorata a valori forti, cioè sapeva usare sempre quelle parole giuste verso la mamma, verso il papà, che in qualche modo riportavano la famiglia a dei valori spirituali forti. Rachelina aveva questa capacità di soprattutto far riportare la famiglia ai valori della semplicità, dell'umiltà, malgrado la loro bella posizione economica, anche se erano persone, diciamo, di tutto rispetto, che insomma, facevano il loro bravo dovere di cristiani, però Rachelina aveva questa capacità di riportare tutti con il suo esempio a uno stile semplice. E lei faceva anche qualcosa per gli altri, per il prossimo, per i più bisognosi? Per i più bisognosi, beh, ti racconto qualche fioretto perché sono quelli che poi interessano, sì, di più secondo me ai telespettatori. E come dicevo, la famiglia di Rachelina era abbastanza ricca e il papà aveva dei dipendenti sotto di sé che lavoravano la terra ed era bello vedere come Rachelina dava ai figli di questi coloni che lavoravano la merenda, oppure quello che aveva lei, il dolce che la mamma faceva, oppure ecco, sapeva aiutare tutti quelli che lavoravano nella casa. E ti dico un episodio: un giorno bussa un povero alla loro casa. La mamma di Rachelina le aveva appena fatto una torta,
la bimba dona la torta a quel povero. La mamma dice, ma potevamo donare dei soldi e tu hai dato la torta che era stata fatta per te. Dice, sì, i soldi glieli possono dare gli altri, ma una torta così buona e quel povero non l'avrà mai. Quindi ecco, questo è lo stile. Così faceva anche in collegio verso le sue amiche, compagne, particolarmente verso le più abbandonate. E c'era nel collegio di Bari con lei una ragazza albanese, un po' abbandonata da tutti perché, sai, non, la società di allora non era come quella di oggi, non eravamo pronti a ospitare persone che vengono da altri paesi. Rachelina fa di questa ragazzina la migliore amica, insomma, accogliendola e facendola sentire a casa. Che bella anche questa storia che ci ha regalato padre Raffaele. E poi pensiamo all'amore per la scuola, un altro punto sì, forte. Sì, un altro punto forte. Beh, devo dire, non era una secchiona Rachelina Ambrosini, no, non era una secchiona, nel senso che aveva qualche difficoltà, lei lo scrive un po' con il greco particolarmente, che doveva combattere un po', chi no? Non ha avuto problemi, ecco, con il greco. E quindi praticamente, e lei non ne fa mistero, però è una ragazza che fa bene il suo dovere, lo fa perché dice, i miei genitori mi mandano a studiare fuori, spendono dei soldi per me, io devo dare il massimo per loro, cioè sentiva molto questa responsabilità di dare una gioia ai suoi genitori e anche di formarsi bene, lo scrive perché ha lasciato qualche scritto, lo scrive nei suoi scritti, dove si vede che lei si prepara quasi, vorrebbe essere una maestra di scuola, poi in altri scritti magari compare che vorrebbe fare altri, però si capisce a quell'età i ragazzi, i bimbi sognano, no? Più o meno sì, quando praticamente, come dicevo, Rachelina ha questo, vuole prepararsi bene per essere, scrivere una letterina quando è collegiale a Bari, per essere una brava maestra, per formare bene i ragazzi, si rende conto che vuole trasmettere qualcosa di importante, per questo si deve preparare e quindi aiutava anche le altre ragazze che magari erano in difficoltà, studiava tanto per sé e per le altre, quindi questo lo testimoniano sia a Roma che a Bari le sue compagne, se vedeva qualcuno in difficoltà si prodigava e dava il massimo. Poi è bello vedere anche le pagine, quando scrive alla mamma, dice, mamma, sto facendo tanta fatica col greco, sto facendo tanta fatica magari con le lingue classiche all'inizio, e quindi si vede proprio la difficoltà della ragazza, che è una ragazza normale e ha saputo fare anche della scuola un motivo bello, un pilastro della sua vita. Per quello, per me, può essere un bel modello per tutti i ragazzi. Esatto. Quale testamento spirituale ci ha lasciato, ragazzi? Guarda, è un testamento spirituale bellissimo. C'è praticamente una frase che lei scrive, dove lei dice che la vera gioia non è qui. La scrive qualche tempo prima della morte, la vera gioia non è qui, ma è nel regno dei cieli. Noi siamo chiamati a camminare verso quella pace, verso quella gioia che è veramente la pace e la gioia dell'uomo. Attenzione, lo scrive quando aveva l'età di 15 anni, una ragazzina così piccola. Non è qua giù la nostra felicità è laggiù e la possiamo raggiungere se dentro di noi c'è la pace interiore. E questo scritto mi ha veramente lasciato stupefatto, perché pensa che una ragazzina di 15 anni che arriva a dire queste cose, davvero vuol dire che ha dentro una maturità interiore. Guarda, ti dico solo questo, ho riletto questa stessa tipologia di frasi in un altro santo che è morto lo stesso anno, Massimiliano Kolbe, è morto ad Auschwitz, nel campo di concentramento di Auschwitz, scrive grosso modo la stessa frase. Io ho detto, guarda un po', morti lo stesso anno, nel 41, sì. La ragazzina aveva 15 anni quando scrive questa frase bellissima, paragonabile a quello che scrivono i santi. Questo è un po' il suo testamento, secondo me. Bene, chiarissimo. Approfitto della tua presenza nei nostri studi, padre Raffaele, anche per ricordare ai nostri amici che esiste una fondazione, sì, dedicata a Rachelina Ambrosini. Esiste una fondazione che si chiama proprio così, Fondazione Rachelina Ambrosini, c'è anche un bellissimo sito, e approfitto per salutare il presidente della fondazione, che è Tommaso Ferri, sì, con tutta la sua famiglia. E questa fondazione fa un lavoro davvero eccezionale, io sono tanto ammirato da quello che fanno, perché sì, ecco, in qualche modo si occupano in maniera esterna, ecco, accompagnando le vicende della causa di beatificazione che è seguita da me, dalla diocesi di Benevento, fanno un lavoro di appoggio molto bello, però soprattutto è una
fondazione che lavora molto a sostegno dei giovani, dei ragazzi. Ogni anno viene organizzato un concorso per tutte le scuole con delle tematiche particolari e poi vengono premiati gli alunni e quelli che si sono distinti, ma anche quelli che, diciamo, magari hanno fatto dei lavori buoni. Inoltre sostengono delle opere umanitarie molto belle in Africa, in Darfur, per esempio c'è un ospedale che porta il nome di Rachelina Ambrosini, in Darfur, dove ci sono i musulmani, c'è un ospedale intitolato a Rachelina Ambrosini, nelle Filippine, in America Latina, e ultimamente veramente la fondazione ha lavorato tanto per i poveri, per gli ultimi, proprio nel nome di Rachelina, e a Benevento per esempio l'ospedale, il reparto di pediatria dell'ospedale Rummo di Benevento è intitolato a Rachelina, cioè questo grazie a questo lavoro capillare della fondazione che dove può, sono delle famiglie che lavorano, sono tutti dei volontari, sono per lo più parenti anche di Rachelina e nel suo nome cercano di fare delle opere molto belle, e in qualche modo continuano il lavoro che Rachelina fa. C'è l'avvocato Ferri Tommaso, che davvero fa un lavoro encomiabile, e io dico a lui molto spesso: guarda, Rachelina ci sta facendo fare un cammino insieme, tante belle opere, tante belle cose. Assistiamo a un lavoro di Dio meraviglioso attraverso Rachelina, conversioni, persone che si avvicinano alla fede, persone che vogliono approfondire, e questo grazie anche al lavoro della Fondazione. Ecco, allora, bene Padre Raffaele, ti ringrazio per essere stato con noi, magari ci vediamo prossimamente qualora dovessero esserci degli aggiornamenti sulla causa di beatificazione e canonizzazione di Rachelina Ambrosini. Sappiamo che la Chiesa ha suoi tempi, quindi noi comunque ci affidiamo al Padre Eterno, anzi preghiamo Rachelina e preghiamo soprattutto il Signore. Sì, perché questa ragazza possa essere presto un modello per tanti giovani che hanno bisogno di avere dei punti di riferimento. Bene, grazie a Padre Raffaele Grazie Di Muro. A te.